Ma bentornati in una nuova puntata di WhatsApp Economy e oggi vorrei parlarvi di Netflix, perché non so se l'avete sentito, ma ieri ha perso il 30% in borsa e in realtà è da un po' che sta soffrendo il titolo. Addirittura da gennaio ad oggi ha perso più del 40% del suo valore in borsa. Ecco, vorrei approfittare di queste notizie per approfondire un attimo il business di Netflix, come si è evoluto negli anni e quale problematiche sta affrontando. Siete pronti? Iniziamo. Per chi si stesse preoccupando dei miei capelli, no, non li sto perdendo. Il mio controllo scalpo ha superato perfettamente il test. Mi andava semplicemente di tagliarli. Ma torniamo a noi. Quando si parla di Netflix si fa sempre il paragone con Blockbuster e di quanto sia importante l'innovazione tecnologica. Se infatti Netflix è nata nel 1997 ed è riuscita ad evolversi e a utilizzare le nuove tecnologie per offrire un servizio molto più smart e intelligente che sappia dare valore agli utenti attraverso un servizio di streaming, dall'altra parte Blockbuster non è riuscito a tenere il passo coi tempi fino a quando non è andato praticamente in fallimento. Ecco, Netflix diciamo che è diventata molto famosa appunto per questo servizio di streaming, in un mondo in cui era tantissima la pirateria e pagare per un servizio online era ancora qualcosa di molto difficile da fare. Eppure Netflix è riuscito a rompere questa usanza sociale di piratare video e film. Anzi, forse è stato proprio Netflix a rendere famoso il termine binge watching. È riuscito a accumulare sempre più mercato fino ad essere ad oggi la più grande piattaforma di streaming al mondo, con più di 220 milioni di utenti attivi, e si è quotata in borsa, è entrata nel Nasdaq, che è tra l'altro l'indice di borsa americano dedicato alle imprese tecnologiche, e quindi è andato a consolidarsi il suo business. Ma in realtà pian piano è continuato ad evolversi il suo business. Infatti riflettiamoci un attimo. Ad oggi Netflix è più famosa per il suo servizio di streaming oppure per i suoi contenuti originali? Infatti, se andiamo a vedere, ormai il servizio di streaming non è più una novità tecnologica, il suo core business non è più quello di servizio di streaming, bensì, se notate bene, è quello di produzioni originali. Infatti, una volta che Netflix ha sdoganato questo servizio di streaming, pian piano anche altre aziende sono riuscite a replicare questo servizio di streaming, e sono nate un sacco di aziende che appunto fanno questo tipo di servizio, tra cui Disney, Hulu, HBO Max, eccetera eccetera. Chi più ne ha più ne metta, e quindi diciamo che la concorrenza si è fatta sempre più dura riguardo all'esclusivo servizio di streaming, e quindi la concorrenza si è spostata su un altro piano, e cioè la creazione di contenuti originali che potessero attrarre nuovo pubblico sulle proprie piattaforme. Un ulteriore aspetto che ci conferma ciò è la vera e propria battaglia che si è creata tra le varie piattaforme di streaming nel cercare di vincere un premio Oscar, cosa che Apple ha fatto per la prima volta proprio quest'anno. La lotta della concorrenza si è spostata non più sul servizio di streaming, quanto sia affidabile, quanto sia veloce, quanto sia la qualità del video, bensì sui contenuti. Infatti Netflix secondo me non è più paragonabile come una società tecnologica, e anzi forse il posto nel Nasdaq torce un po' il naso, perché il suo core business è proprio quello di produrre contenuti originali. Ecco, da questo deriva anche altre conseguenze che portano poi alla notizia di ieri, e cioè alla perdita di 200.000 utenti nel mondo e un tonfo in borsa del più del 30%. Ecco, quindi dicevamo che il core business di Netflix secondo me si è spostato dal servizio di streaming alla produzione di contenuti originali posti proprio all'interno della piattaforma, e ormai la concorrenza tra le diverse piattaforme si incentra proprio su questo aspetto, cioè sulla produzione di contenuti originali. Il problema qual è? Il problema è che comportare una concorrenza tale porta anche a un cambiamento della struttura dei costi dell'azienda. Se infatti ad esempio 4-5 anni fa Netflix incentrava il suo servizio su appunto creare una struttura digitale che possa permettere agli utenti di usufruire dei film e dei video, quindi con un conseguente costi di gestione anche molto flessibili, in realtà la produzione di contenuti originali comporta un gran numero di investimenti per appunto produrre questi tipi di nuovi contenuti. Parliamo anche di milioni e milioni di dollari incentrati su pochi progetti. Quindi, come vediamo, il
Lo spostamento del target da servizio di streaming a produzione di contenuti comporta anche un totale cambiamento di struttura dell'azienda. Se vogliamo, Netflix attualmente porta un business molto più rischioso rispetto al passato, proprio per questo punto di vista, cioè finanziare pochi progetti molto costosi e sperare che vadano bene. Ovviamente stesso discorso per Disney, Hulu, HBO Max, eccetera, eccetera. Ormai la competizione è su questo campo. Un elemento che ci dice quanto sia importante la produzione di contenuti originali, di quanto la concorrenza tra le varie piattaforme ormai si giochi su questo aspetto, è il fenomeno Squid Game. Infatti, se nel resto del mondo, nei paesi occidentali, Netflix ha perso utenti, nel frattempo in Asia, nell'ultimo anno, ha guadagnato 1 milione di utenti. Ma perché sto ponendo così tanta importanza sulla produzione di contenuti originali? Non solo perché, come abbiamo detto, comporta una serie di ristrutturazioni interne, sia settoriali, manageriali, ma anche finanziarie, ma comporta anche delle conseguenze esterne. Infatti, se avete notato, da qualche anno a questa parte Netflix sta pian piano aumentando il costo degli abbonamenti, e questo, secondo me, deriva soprattutto dagli ingenti costi derivanti dalla produzione di contenuti originali. Quindi questa grande richiesta finanziaria Netflix la sta soddisfacendo aumentando i prezzi degli abbonamenti. Per tirare un po' le somme, quindi, cosa sta succedendo? I costi di gestione stanno aumentando a causa della produzione di contenuti. Basta guardare ad esempio che nell'ultimo anno i ricavi sono aumentati del 10%, ma gli utili sono rimasti comunque ancora piuttosto stagnanti. Dall'altra parte, quindi, per contenere questo aumento dei costi stanno aumentando i prezzi degli abbonamenti, in un contesto in cui la concorrenza si fa sempre più dura e in un mercato che è diventato maturo. Cosa significa mercato maturo? Significa che è sempre più difficile acquisire nuove fette di mercato e quindi diventa difficile la crescita del business. In più, un ulteriore problema è il fatto che Netflix ha dichiarato che più di 100 milioni di famiglie utilizzano Netflix senza pagarlo a causa del sistema di password condivise. Vista questa situazione abbastanza problematica, il CEO di Netflix sta pensando di innovare il modello di business dell'azienda. Infatti ha dichiarato che si sta pensando di introdurre una nuova tipologia di abbonamento, più economica rispetto alle altre, ma a fronte di questa economicità si vuole introdurre le pubblicità all'interno di Netflix e quindi praticamente introdurre questa grande novità all'interno di Netflix, che era diventata famosa proprio per pagare il servizio e non avere nessuna pubblicità. Ecco, questa nuova introduzione è ancora in fase di creazione, di sviluppo, quindi non è detto che andrà in porto e ci vorranno più o meno un paio d'anni prima di vedere un Netflix con pubblicità. E così arriviamo alla notizia di ieri, e cioè che Netflix ha perso più del 20% in un solo giorno. Questo a causa dell'uscita dei dati del primo trimestre del 2022, che confermano un'emorragia di utenti. Infatti Netflix in un solo trimestre ha perso 200.000 utenti, soprattutto concentrati negli Stati Uniti e in Europa. Ci si aspetta inoltre che questa emorragia di utenti continuerà anche nel secondo trimestre, con addirittura 2 milioni di utenti che Netflix perderà in soli 3 mesi. Oltre alla perdita di utenti, Netflix non è riuscita neanche a rispettare gli obiettivi di crescita che si era prefissata. E quindi tempi duri per Netflix, che dal gennaio ad oggi ha perso addirittura il 40% dopo una grande crescita dovuta anche alla pandemia. Però l'andamento del proprio business post-pandemico non è riuscito a eguagliare l'andamento del pre-pandemia, e quindi il prezzo dell'azione si è ritracciato verso valori più consoni. Ecco, quindi è molto interessante però tutto il contesto del servizio di streaming e del mercato, e di come Netflix stia un po' soffrendo un mercato maturo con nuovi concorrenti che stanno arrivando. Tra l'altro, in questa concorrenza io vedo molto meglio, in tutte queste piattaforme, molto più Disney rispetto a Netflix, sia per il suo brand molto più consolidato rispetto a Netflix nella produzione di contenuti originali, ma anche ad esempio nella sua possibilità di parchi a tema, gadget, eccetera, eccetera. Insomma, ha un modello di business molto più variegato e più solido rispetto a Netflix, e quindi sul lungo periodo la vedo molto più competitiva. Però vediamo, insomma, come reagirà Netflix a questi cambiamenti del mercato e se riuscirà ad acquisire nuovi clienti attraverso anche nuovi sistemi di business e questa nuova creazione di contenuti. E voi cosa ne pensate di tutto ciò? Quanto è importante la produzione di nuovi contenuti per la concorrenza?
concorrenza tra Netflix e le altre piattaforme di streaming. Avete Netflix, come reputate la loro, il loro portafoglio di contenuti? È all'altezza rispetto alle altre? Sta deludendo un po' le aspettative? Scrivetemelo qui nei commenti. Per il resto, spero di avervi dato qualche notizietta in più riguardo questo tema, come si è evoluto il mercato e lo spostamento della concorrenza, e ci vediamo alla prossima puntata qui su WhatsApp Economy. Alla prossima!